Paolo Grimoldi, qual è il giudizio della Lega Nord su questo decreto dell'emergenza abitativa del governo Renzi? Ma prima una premessa di colore, le agenzie ci dicono che il premier Renzi domani è a sostenere la candidatura del candidato del PD Gori durante l'approvazione di questo provvedimento sull'edilizia, sulla casa. Gori ha un provvedimento aperto, una questione aperta per la costruzione di una veranda abusiva con il comune di Bergamo, quindi se il buongiorno si vede dal mattino stiamo a vedere poi domani come va a finire. Forse il presidente Renzi non lo sa, ma gli conviene controllare chi va a sostenere, soprattutto quando si approvano provvedimenti che hanno a che fare con l'edilizia. La seconda considerazione è che in questo provvedimento si danno 500 milioni di euro per l'emergenza abitativa, la cosiddetta emergenza abitativa, vengono sottratti dal fondo per le infrastrutture. Noi su questo innanzitutto abbiamo qualcosa da dire perché le infrastrutture per noi vanno fatte. La seconda considerazione è che non si possono costruire nuove case senza fare delle leggi per garantire che queste case vadano agli italiani. Invece queste case rischiano di andare ancora una volta ai clandestini che sbarcano tutti i santi giorni sulle nostre coste e ai quali vengono dati 47 euro al giorno, viene dato vitto e alloggio, e che ora ci manca solo che si trovano 500 milioni per costruirgli anche la casa quando gli italiani fanno 25-30 anni di mutuo. Questo per noi è assolutamente intollerabile.